L'8 settembre parte la nuova stagione di eccellenza. Al massimo campionato regionale prenderanno parte sei irpine tutte nel girone B. Eclanese, Virtus Avellino, Grotta, Vissariana, Cadia, Cervinare e Leoni. Anche le nobili decadute. Battipagliese Angri Viche scafatese e Palmese. Per la prima volta, il campionato sarà a 18 squadre. Alla prima subito un derby tra la Polisportiva Lioni, Neopromossa, e l'Audax Cervinara del Bomber Caro Tenuto. La Virtus Avellino attende in casa la Polisportiva Santa Maria, che ha voglia di rivalsa dopo la promozione sfumata nell'ultimo torneo, trasferta a Quenze per il Grotta di Giuliano. Leclanese rinnovata ed affidata a Facchino invece a attende l'Alfaterna subito un osso duro per la Vissariana Accadia che se la vedrà con la Palmese del Bomber d'Andrea. Alla seconda giornata il derby tra Audax e Vissariana Accadia, il Lioni sarà di scena al Pastena di Battipaglia mentre l'Eclanese andrà in casa del Sant'Agnello, la Virtus di Mister della Rocca farà visita al Faiano dell'ex Tommaso e Sulufra Rapolo. Alla quarta giornata il 29 settembre il sentitissimo derby tra Grotta e Vissariano. Il girone di andata si chiuderà il 22 Dicembre con Cervinara San Giorgio, Alfa Terna Grotta e Clanese Angri, allenato dall'ex Serino Gargiulo, Palmese Leoni, Faiano Vissariana Accadia, Buccino Virtus Avellino. L'Italia si riparte con la Coppa Italia il 31 il 1 settembre, Coppa Italia di Eccellenza. Mantenere la Coppa Italia stasera è un giorno importante. Qui alla Lanterna di Villa Ricca, sorteggi dei campionati sembrano essere due gironi A e B, 18 squadre entrambi, ma due gironi A e livellati verso l'alto. Prima di tutto è un risultato importante, il primo, quello di aver organizzato per stasera la presentazione dei campionati di eccellenza. Per la prima volta è un campionato a 18 squadre, due gironi di 18 squadre, quindi insomma, sarà un girone avvincente, eh, sempre di qualità elevata. E quindi... Io penso che ancora una volta il nostro campionato maggiore, quello di eccellenza, sarà all'altezza della situazione per portare ancora di più beneficio al nostro calcio campano. Presidente, cosa ci aspettiamo da questa stagione? Io mi aspetto che ci sia un risultato importante dal punto di vista sportivo, come dicevo prima. Che ci sia una, eh, Posizione da riconquistare da parte del calcio campano in ambito nazionale, la Lega Dilettanti sta investendo molto sui giovani soprattutto, anche qui ci saranno premi in questa regione così come in altre regioni, premi per coloro i quali faranno giocare i giovani oltre quelli che da regolamento devono giocare. E quindi questi investimenti che la Lega Dilettanti sta facendo in campo nazionale e quindi anche in Campania dovranno portare dei risultati. Sono convinto che questi risultati ci saranno proprio perché in Campania siamo pronti per poter tornare ad essere protagonisti in campo nazionale. Presidente, un dato storico per la provincia di Avellino, ritorna l'Ariano in serie D. Sei squadre Irpine nel campionato di Eccellenza, una in serie D. Diciamo che l'Irpina si fa rispettare, anche se non ad altri livelli, però a livello dilettantistico sicuramente si fa rispettare. L'Irpina a livello dilettantistico è una provincia eh, importante sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista qualitativo. È una provincia seppur diciamo, di minori abitanti rispetto alle altre province, però è una provincia che insieme a Napoli e a Salerno è quella più eh, presente in campo dilettantistico dal punto di vista numerico, quindi una conferma di quello che è stato il passato per quanto riguarda la provincia di Avellino e questi numeri che lei prima citava sono numeri che vanno ad essere ad orgoglio del nostro mondo, del mondo della Lega dilettanti, del mondo dei volontari che danno una grande mano affinché il calcio dilettantistico si affermi nella regione Campania in particolar modo come diceva lei nella provincia di Avellino. Oggi è un giorno di festa, oggi è la festa delle società di eccellenza, domani passeremo al calcio a 5, giovedì alla promozione. Quello che le società ci hanno chiesto, noi siamo stati eletti non più di due mesi fa, abbiamo rispettato parte degli impegni, avremo un anno per poter portare a termine quelli che sono gli impegni presi. Chiedevano le 36 squadre in Eccellenza e l'abbiamo fatto. Abbiamo modificato gli under ed ora andiamo avanti. Io auguro a tutte le società campane dell'Eccellenza un, camp un campionato pieno di agonismo, sano agonismo per lo sport. Due gironi: Girone A e Girone B, che sembrano almeno dalla composizione dei gironi essere due Diciamo di due, perché sono gironi dove ci sono squadre blasonatissime, dove ci sono gironi dove tante squadre sono in equilibrio perfetto. Secondo lei alla fine tutto questo renderà ancora più spettacolare l'eccellenza? Io penso che in Campania abbiamo un livello veramente elevato, eh, renderà ancora più bello quello che è lo spettacolo e questo grazie ai presidenti, ai loro dirigenti, ai sportivi, ai tifosi, ai calciatori che fanno parte delle loro compagine. Un'ultima domanda Presidente, cosa chiede ai tifosi nella stagione 2019-2020? Rispetto per i loro presidenti, per i loro dirigenti che fanno tanti sacrifici per portare avanti quella che è una squadra. Il rispetto si manifesta con quello che è un tifosano. Abbassiamo il livello di violenza perché la campagna non sta più ai massimi livelli, anzi forse il nord ha superato il sud. Quindi Continuiamo questo trend pensando che ci sono persone che investono per il calcio, per fare un calcio sano e uno sport sano in Campania. Quindi, rispetto per quello che è il proprio presidente e per i propri calciatori. Presidente, andando avanti con l'esame del girone, eh, sappiamo benissimo che il Cervinare è una società nuova: ha obiettivi, quelli di, eh, più alti, di arrivare quanto più è possibile, però non si, pone, non si pone limiti. Ma al di là dei limiti, ci sono 5-6 squadre che sembrano essere attrezzate già in partenza. Sì, siamo ai nastri di partenza, ci sono 5-6 compagini di ottima levatura, ce la giocheremo con tutti, il girone B ha sempre, ha sempre avuto questa peculiarità che dalla prima all'ultima in classifica sono, tutti, sono tutte finali, anche l'anno scorso no? avete avuto prova della validità di questo, questa regola del girone B e noi faremo il nostro dovere. Ultima domanda, 18 squadre, poche, troppe o giuste? Giuste, giuste. Col dirigente Severino Loconte dell'Ariano, un Ariano che Ariano si, Accadia. Ariano Accadia si riaffaccia nel campionato di eccellenza dopo aver giocato in Serie D. Diciamo che delle sei Irpine è l'unica che ha giocato in Serie D e questo è già un motivo di blasone. Sarà un campionato bello, entusiasmante, spettacolare con un obiettivo quale? Noi la squadra che abbiamo costruito per fare un campionato tranquillo perché ovviamente è cambiato un po' tutto da quando ci siamo stati l'ultima volta e ci siamo resi conto che effettivamente è molto molto importante, non è il campionato che abbiamo fatto per cinque anni di promozione che era insomma, molto molto limitativo. Quindi speriamo di fare bene, ce la mettiamo tutta per non fare brutta figura. 18 squadre, 6 avellinesi, alla fine sarà equilibrio o che cosa? E eh beh, è sempre bello giocare insomma, tra, tra gli avellinesi E poi, insomma, quante più, più ce ne sono, meglio è. Insomma. Ma non tanto per i derby o per quant'altro, perché comunque così la provincia di Avellino cresce un po' di più, molto francamente. Perché io mi sento Avellini Serpino, e quindi gradirei questo, molto francamente.